Una serata storta nel match più atteso e importante della fase regolare della Serie A2 di basket, quello con la Fortitudo Bologna di coach Luca Dal Monte, che si ritrova nel Salento e con una lodevole prestazione difensiva e offensiva, nonostante alcune importanti assenze, espugna il Pala San Giuseppe da Copertino, costringendo la HDL Nardò di coach Gennaro Di Carlo, sistematicamente priva degli infortunati Ceron e Stojanovic, a incassare uno stop pesante in termini di score, meno 17. Tanta amarezza in casa neretina, ma anche la consapevolezza di una realtà cestistica in crescita, al pari dell'interesse e dell'entusiasmo, come dimostrano le nostre immagini. Un pubblico caldo e appassionato, una tifoseria orgogliosa di una squadra che sta comunque facendo bene e che sta catalizzando l'attenzione di tutti per il lavoro fatto sin qui, sia sul piano organizzativo che su quello tecnico. Da rimarcare anche la folta presenza dei tifosi bolognesi giunti nel Salento per sostenere la F. E tra gli ospiti coach Vitucci e Fabio Corbani, allenatore e vice allenatore dell'Epicasa, insieme con il direttore sportivo Simone Gioffrè. Le valutazioni dei due allenatori. C'è disappunto e c'è, come dire, dispiacere, soprattutto perché c'era una cornice di pubblico importante per quanto ci riguarda, e chiaramente aver deluso un po' i nostri supporters ovviamente ci rende non pienamente contenti e felici. Dall'altra parte però sono convinto anche che un processo normale di crescita di una squadra, di un club, possa portare anche a partite come quella di stasera, laddove ogni tanto c'è bisogno di ritornare con i piedi per terra e anche avere la capacità e l'umiltà di imparare da chi evidentemente ha tradizione e ha mentalità radicata soprattutto a questo livello. Sia a livello difensivo sia a livello offensivo, sono 5 giocatori in doppia cifra, ma soprattutto anche dal punto di vista difensivo abbiamo fatto veramente una partita di grande qualità di squadra. E quando si parla poi di qualità di squadra significa la somma dei singoli, la somma di performance importante di ogni singolo giocatore che ha prodotto poi l'efficienza di squadra.